Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi ultimo episodio di questa mini settimana, insomma, di giochi, di simulatori di attività o di vita. Oggi siamo su Villa's Blind ed è un gioco che io ho già iniziato, però lo ricominceremo dall'inizio. Che cos'è? Beh, avremo una casa, un po' come il gioco che abbiamo visto inizio settimana. Ma quello che faremo è una sorta di attività sulla falsariga di Mad Games Tycoon, cioè svilupperemo insieme ai nostri amici una società di software di videogiochi, insomma. Quindi possiamo giocare in due modalità, in hardcore mode o in normal mode. Praticamente abbiamo l'inizio in hardcore mode con l'inizio in garage, nessun game engine personalizzato, nessuna tecnologia attiva, nessun bonus ai soldi, nessun tutorial, penalità extra, alti costi, un business veramente hardcore. Dobbiamo completare una lista per muoverci alla villa. Invece, la normal mode che andremo a fare, che è altamente raccomandata, iniziamo già nella villa, da cui deriva il nome del gioco, Villa's Blinds. Normal money bonuses, quindi diciamo bonus normale per quanto riguarda i soldi. C'è il tutorial, non ci sono penalità extra, ci sono alcune tecnologie già attive e alcuni motori grafici già personalizzati e dei costi assolutamente normali. Lo cominciamo. Benché la grafica è sempre più o meno sempre quella, qua c'è meno disagio, c'è meno decadenza, diciamo. E tra l'altro, in quello che hanno detto gli sviluppatori, svilupperanno anche parti avanzate di gioco in cui non saremo semplicemente, come lo siamo ora, uno sviluppatore indie composto da amici, ma lavoreremo magari anche in grattacieli, in uffici AAA. Diamo un'occhiata all'interno di questa casa. Qua abbiamo il nostro computer. È molto interessante la gestione del computer. Possiamo creare i nostri engine, fare compere e insomma sviluppare il nostro videogioco. Abbiamo diverse cose. Possiamo amministrare le nostre tecnologie visuali, livellare, sbloccare nuovi temi e distribuire i punti e la ricerca, diciamo, tecnologica. La casa è più bella sicuramente del gioco inizio settimana. Abbiamo comprato un nuovo computer, nuove sedie. In realtà la grafica del disagio c'è per tutti gli altri edifici, non per la nostra villa. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirlo perché mi è venuto in mente adesso che questa casa è veramente qualcosa di assolutamente improponibile. Però anche qui, grandi dubbi. La città non è grandissima, perché è un quartierino piccolo. Questo è il Neuron Café, è un posto in cui riuscirai a fare tornei per i giochi multiplayer. È un gioco che anche qui è grande bivio perché o lo sviluppano bene o decade. Cioè, poche balle, insomma. Questi tre giochi di questa settimana sono tutti molto interessanti. Quello a metà settimana è quello più promettente al momento, ma anche il primo non mi è dispiaciuto. Questo è un gran punto di domanda. Costa 10 euro su Steam, quindi qui ci sono gli store per i tuoi bisogni. Calcolate che rispetto a quando ho giocato qualche settimana fa ci sono già nuove cose. Questo negozio qui del Garden non c'era prima. E c'era qualcosina di chiuso che io ricordi. Quindi, insomma, iniziamo. Buona fortuna. Molto interessante perché dovremmo amministrare i conti di casa, dovremmo mangiare, dovremmo poi sviluppare insieme ai nostri amici. Quindi, insomma, andiamo a provare anche questo, in questa conclusione della settimana sui giochi, simulatori di vita e di attività. Intanto sentiamo che stiamo scaricando qualcosa. Dovremmo anche montare il nuovo PC adesso, nella nostra casa. Quindi, Neuron Entertainment Presents. Developed by Kamlika Game Lab. 25.000 dollari. Get into your villa. Tra l'altro, volevo aprire il menu, ma no, al momento no, non si può. Infatti, di fondo vedete che è una casa abbastanza disastrata. È tutto molto semplice, nulla di che. Josh, come in, dude. Entra, amico. Va bene. Salve. Questi sono i nostri amici, con questo non ci sono calorifere, non c'è nulla, c'è solo quella stufetta lì. Fammi
Salve. Quindi, mi siedo? Mi siedo. Glad to see Katie, you. felice di I'm vederti qui, Katie. sono What's your Katie, name? qual è il tuo nome? Beh, il mio nome è Andy, io sono Indy. Ci sarà anche la possibilità, da quello che ho letto, di essere capo sviluppatori. Va bene, Nice bel name, nome, fella. fella. Fella, vabbè. Well, you like Bene, scenario-based role-playing games in ci piacciono i general, giochi and basati sul therefore you like fantasy roleplay games too. e I'm ci sure I piono i would like fantasy. that. No worries. We will Non have a money box preoccuparsi, abbiamo un anyway. salvadanaio, Don't be comunque avremo un sure about this. Don't salvadanaio. take more than you need. Non dobbiamo, non devi prendere There più di isn't a quello che hai problem bisogno, non è un anyway. Earnest problema. first, Prima think guadagniamo e later. pensiamo dopo. The Ok. owner told us not to delay the Doppiaggio da round, rivedere, or insomma, else però. bad things will happen. Po' meglio By di the mai way, cercare, I don't insomma. want to live in a mess, so make sure Non to keep dobbiamo me vivere in un housed. casino, dobbiamo tenere la So, casa do you pulita. want to have Vuoi fare il shopping shopping o le or cleaning? pulizie? Io voglio fare la pulizia. Okay, Shopping. then I will do the other one. It's Va getting bene. late, let's go to sleep. Andiamo a dormire. Va bene, abbiamo scelto che cosa vogliamo fare. Perché poi dobbiamo sviluppare il gioco, iniziare a fare i soldi. Ovviamente siamo in ampissimo early access, quindi. Qua, questa grafica io veramente non so, è un asset probabilmente di qualcosa. Comunque, qua abbiamo lo status, non abbiamo computer, non abbiamo una sedia, non abbiamo members, abbiamo l'elettricità però. Va bene. Allora, premi tab per aprire il pannello dell'efficienza. Per piazzare i cargo box, dovresti guardare il tavolo e cliccare. Ah, ok. Questo è il pannello di efficienza, la sporcizia, lo stock di cibo, la temperatura della stanza, la fame, la sete e l'efficienza del personale. Insomma, dovremmo sballare la roba. Che la roba dovrebbe essere in casa. Si entra spingendo la porta. Qua vedete che ci sono dei tavoli. Qua abbiamo la mensa, insomma, dove possiamo mettere all'interno le varie cose, abbiamo l'acqua per poter bere col 100% di acqua, qua invece lo storage è 4 su 30 e abbiamo il piano di sopra con una sola stanza col nostro computer in cui possiamo metterci e col tasto H accenderlo. Ci dà le varie componenti. Non abbiamo una GPU all'interno di questo computer. Già è cambiato, è già stato aggiornato. Dobbiamo creare un engine e qua abbiamo NRL, in cui la licenza è scaduta. Vediamo, vedete, possiamo creare l'Indie Engine. La qualità boh, a più, no, 120.000, no, facciamo 7.500. Piattaforma abbastanza moderno qua perché siamo nel PC, Train Station, XYZ Box, Wii, la Train Station 3, la Train Station 2, noi facciamo il PC, budget 7.500. Quindi 16, certo, andiamo avanti. Copy Protection, possiamo mettere le libraries, e aumenta parecchio però, eh. Environmental pack, building pack, selezioniamo tutto, terrain texture e tutorial, vediamo un attimo, melee animation, sviluppiamo un gioco di ruolo, quindi ok, abbiamo selezionato il nostro motore di gioco, possiamo logout e shutdown. Vabbè, abbiamo già speso, qua vedete i fan che abbiamo, qua abbiamo la possibilità di vedere la musica e qua abbiamo la possibilità di spendere dei punti per lo sviluppo di varie cose. È abbastanza grezzino ancora. Però, create an engine, buy and place for share e 4 setup. Mi sa che mi sono già bruciato tutti i soldi che mi servivano perché ho sviluppato un engine perché in pratica qua mi dava una to-do list. Comunque, vabbè, dobbiamo comprare le sedie, quindi dobbiamo andare in qualche posto. Intanto ne approfittiamo ed esploriamo un pochino, perché questa sembra essere la zona di spedizione, che però non ha nessun tipo di interazione al momento. Andiamo a vedere il Neuron Café, che prende il nome dagli sviluppatori del titolo.
che è chiuso. Sì, è tutto chiuso. Abbiamo il garden. Compriamo direttamente così, spendendo, ottenendo. Qua abbiamo il general store, quindi se noi avessimo all'inizio scelto che cosa produrre, che cosa fare, scusate, e avessimo scelto di fare shopping, saremmo dovuti venire qui e prendere varie cose. Resistor, capacitor, sono tutte parti elettroniche. Un campfire, un engine, vabbè, sarà da vedere. Locked, livello 25, possiamo sbloccare anche quella casa. Non ci sono auto perché, come vedete, la mappa è tutta qui. Abbiamo fatto il giro, abbiamo la posta, che al momento è vuota. La grafica, veramente, come dicevo, è già un asset già visto e rivisto, i menu fatti così. Non mi piacciono, onestamente, però il gioco è così. Allora, proviamo a accendere il computer, vediamo se riusciamo a acquistare qualcosa. Dobbiamo riaccendere ogni volta. Non ho capito se si può tenere... Però è un computerino piccolo questo, perché è una scheda madre mini ATX, quindi è proprio piccola piccola. Abbiamo lo shop qua, ok. Possiamo comprare le sedie. Compriamo... Wooden chair. Wooden chair, wooden chair, wooden chair. Setup. Wooden setup. Scusate, non mi... vabbè, sta suonando, ma semplicemente perché ho ordinato quattro cose. Vabbè, dobbiamo comprare anche quattro postazioni. Wooden setup. Una, due, tre, quattro. Va bene. Dai, esci. Suona, ma non è qualcuno che si è attaccato al... Ah, ok. Il nostro computer ha dei visibili problemi. Aspettate che... Vabbè che l'italiano non c'è, c'è il turco, il tedesco e il polacco. Allora, ci hanno buttato tutto davanti a casa. Infatti li vedete qui, col tasto E prendete le cose e poi le aprite in casa. Left click, G to drop. Vedete che abbiamo... Allora, questa qua è la VOD setup. E quindi dobbiamo andare a piazzarla qui. Ok, l'abbiamo messa lì. Ok, vediamo un po' che cos'è questa. Fammi un po' capire. VOD setup, ok. La andiamo a mettere vicino al tavolo, la mettiamo qui. Ok, stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare nel modo giusto. Questa non so cosa sia, ma me lo dice già qui, quindi direi che è la... Ok, la sedia. Abbiamo finito i soldi? No, ne abbiamo. Ok, sedia anche qua. E andiamo volta per volta a mettere tutto quello che dobbiamo mettere. Tanto sta diventando notte. Questo credo sia invece la postazione. Infatti... Sì, sono proprio veramente scadenti come cose, però vabbè. Mi restano solo tre pacchi. Continuiamo. Mettila lì. No, sulle sedie queste. Ok. Dai, ancora una sedia e un computer. E poi possiamo iniziare a lavorare insieme ai nostri amici. Ok. Dai, ancora uno. Olè. Che... amico, perfetto, e vedete che sono improvvisamente comparsi tutti i nostri soci che stanno lavorando. Sono bagnato perché è iniziato a piovere, probabilmente sì. Va bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, to the list, dovremmo fare un po' di pulizie, presumo. Però vedete che abbiamo anche le luci, perché paghiamo comunque anche la bolletta elettrica. Abbiamo la possibilità di mangiare. Abbiamo acceso e spento il microonde. Possibilità di bere. Abbiamo sete, forse? No, abbiamo più fame che altro.
Comunque, andiamo avanti, vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare adesso. No, non abbiamo punti da sviluppare. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa al computer. Credo, no, non possiamo fare più nulla al computer adesso. Allora, abbiamo 1600 dollari, cioè abbiamo praticamente speso tutto. Non abbiamo più nulla di budget. Quindi a questo punto, salve, state programmando? Qua? Ah, qua il livello di quanto è pieno. Salve. Sì, anche lì, fantastico. Lo sviluppo è finito. Ah, ok. Perfetto, sono andati via tutti. Sì. Quindi? Ma non ho nemmeno un letto dove poter andare. Vabbè, intanto vediamo. Vediamo cosa è successo. Accendiamo il computer con tasto H. Abbiamo il Blinds 64. Vediamo l'Indie Engine. Possiamo inserire un gioco. Facciamo Pong. No. Ok, Main Team. Facciamo un gioco di, non so, combattimenti. Sub theme è legal. Facciamo un combattimento tra robot. Game quality sì. E PC. Andiamo avanti, ci costa. Possiamo qua la solita cosa. Posizionamento degli oggetti. Le luci. General audio. Ce ne frega poco del general audio. Andiamo avanti. Qua abbiamo due dita di detail. Possiamo puntare, vedete abbiamo una percentuale sotto, charter detail e la Wii, compriamo questo gioco la Wii. Vabbè, ah no no, aspettate, aspettate, possiamo inserire, però il budget in questo caso aumenta. Detail story. No, non vedete che non abbiamo neanche più soldi. Quindi eliminiamo i tutorial. Mettiamo sound pack. Programming libraries. No, io direi che facciamolo a cacchio questa volta. Lo buttiamo fuori così questo gioco perché non abbiamo altro da poter fare. Visual Text non c'è nulla. Possiamo mettere lo sviluppo con uno di questi publisher e optare per una pubblicità anziché un'altra. Va bene. Quindi intanto il livello sta aumentando. Qua vediamo lo sviluppo. Infatti i nostri amici sono giù che lavorano. Ma noi onestamente pensiamo. Spegnete questo che consuma, perché la temperatura della stanza quant'è? 18 gradi. No, 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 ma lasciate spento perché, per carità. Questa è la to-do list che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo pagare le bollette 4 volte. Ricercare i due main team. Costruire il backyard, che non so cosa sia, il giardino credo, e acquistare 15 energy bar, ma non abbiamo più un soldo. Vabbè, intanto lo sviluppo sta andando avanti, io acquisto 15 bar e vediamo se riesco. E non posso lavorare perché stanno sviluppando il gioco loro. Però perché sono fermi adesso? Ah no, sono andati avanti, ok, mi sono distratto io. Avete finito di sviluppare questo gioco del pifero? Perché comunque non è che abbiamo fatto granché. È un gioco che secondo me può meritare, costando 10 euro, se vi piace il genere. Perché guardavo la barra sbagliata. Mi dice l'efficienza in alto, ma qua è la completamento, ok. Il gioco è finito. Siamo livellati, quindi sblocchiamo una nuova abilità. Prendiamo. Mi sembrano un po' buttate lì così, eh. Anche un'altra pagina c'è. Research point. Possiamo cercare un main team.
Ah, però qua non ne abbiamo. Vabbè, niente, facciamo profondità di campo. Dai, ok, abbiamo speso il punto. Andiamo a vedere adesso qua come funziona. Check your mailbox first. Ci è arrivata la copia del gioco, penso. Allora, è arrivata il conto della corrente, il conto dell'acqua, un po' costosa l'acqua, e la recensione del nostro primo gioco. Caro Team Tuxedo, abbiamo ricevuto il pagamento e finito di recensire il gioco in cooperazione con le nostre compagnie. Le vendite cominceranno in 1 o 2 ore dopo. Ci hanno dato 5, ci hanno dato la community 5 e Review It ci dà, speriamo almeno un 5 pure loro. 6. Rock, paper, grenade. Questo è Rock, Paper, Shotgun. 5. Beh, dai, 5,2 come media. Vabbè. Allora, niente. Niente, va bene. Allora, che succede? La vendita è iniziata, quindi stiamo iniziando a vendere il gioco. Ora andiamo al computer. Vedete che intanto entrano dei soldi. Your team is resting. Lo so che si sta riposando, però non volevo necessariamente lavorare, cioè volevo comprarmi della roba, cioè devo farli mangiare sti ragazzi, cioè voglio dire, abbiamo uno su 30 di cose qui e l'acqua va comprata. No, l'acqua basta ancora. Ah, ok, qua vedete che potete andare a fare mac and cheese, toast. Gli faccio un toast. E quindi adesso dobbiamo avere a zero. E infatti abbiamo finito tutto. Com'è il mio stato? Ho sete? No, non ho sete. E ho molta fame però. Vabbè, e quindi posso usarlo sto computer? Ho sete, quindi sì, posso usare il computer. Vediamo un attimino che cosa si può fare adesso. Accenderlo. Prima di tutto, che è fondamentale, la GPU non c'è, poi non so se si potrà comprare, ma sono tante cose da sbloccare. Vediamo. Adesso al momento mi sembra uno stato abbastanza embrionale. Pennarello, la licenza è scaduta. Shop. Others. Possiamo comprare tappeti. Dei router. Che cacchio me ne faccio di un router per 2500 dollari? Che cacchio. Computer col doppio schermo. Delle sedie. Sì, non c'è tantissimo da comprare in effetti. Vabbè, intanto facciamo una cosa. Andiamo e ci compriamo un po' di roba. Ci compriamo un po' di roba. Mangiare. Perché ovviamente se il nostro team deve mangiare ha bisogno di qualcosa. Sarà poi uguale che ne andi qua o di là. Il negozio tanto dovrebbe essere lì dietro. Lì non so cosa sia, perché a livello 25 si sblocca questo e c'è anche il simbolo del cinema sopra, quindi magari potrebbe essere una nuova postazione magari per realizzare cutscene o roba del genere. Comunque, matches, cosa sono? Campfire? No, voglio comprare, non so perché dovrei comprare dei capacitor, magari una toolbox. Beh, intanto compriamo dei popcorn, delle barrette, devo comprarne un bel po', mi diceva 15, compriamo anche questo, compriamo la toolbox, dei capacitor, dei resistor, vediamo che cacchio, dei juice, storage filled up. Ok, abbiamo un campfire che poi diventa rosso, non possiamo più comprarlo. Questo non so cosa sia, ma lo compro anche lui. Qui non possiamo più comprare perché è tutto pieno adesso. Compriamo anche dello scotch, che non so cosa serva. Qui non possiamo più comprare. Sì, possiamo comprare.
e camping. Non so onestamente a cosa serve a tutto questo, però io compro. Questa costa ben 2000, sto spendendo tutti i soldi, però dovrei avere... Diamo un'occhiata se non mi sono perso... Non credo ci siano altri menu oltre a questo, quindi no. Sarà un gioco da tenere d'occhio, soprattutto, come ho già detto, se vi piace la tematica dello sviluppo giochi, simulatore di vita, insomma una cosa così. Non è al momento ricchissimo, anche se secondo me delle cose da, diciamo, da scoprire le ha. Però ovviamente bisogna superare il primo impatto. Io adesso ho completato il primo, costruisci il backyard. E il backyard, che cacchio è qua dietro? Allora... storage. Ah, tutta la roba che abbiamo comprato. Cioè, praticamente prendendo qua possiamo sistemare, comprando tutte queste cose, i capacitor, i resistor, gli Xbox, gli X-Bolt, scusate, il chiodi, il nastro adesivo, possiamo sistemare tutta l'area posteriore. È molto interessante come cosa, chissà che cosa diventerà dopo una volta che l'avremo sistemata. A questo punto però urge assolutamente la realizzazione di un altro videogioco, perché ovviamente... Perché ovviamente dobbiamo guadagnare dei soldi per poter andare avanti e guadagnare altro. Allora, diciamo, tirando le somme, è interessante come gioco. Indie The Master. Un main theme. Facciamo ancora di combattimento. Però questa volta combattimenti legali, non robot. C, piattaforma PC, andiamo avanti. Questa volta abbiamo ancora meno budget di prima, quindi proviamo a vedere cosa succede se lo sviluppiamo ancora lì. Social media ci costa un botto di soldi. Facciamo, spendiamo gli ultimi soldi rimasti per fare dei poster. Publishing questo, ok. Ah, inteso le pulizie, quando è pieno lo svuotiamo, ok. Spegnete la luce e lavorate al buio, grazie, perché qua la bolletta costa parecchio. Qua è pieno, vedete che non siamo neanche messi malissimo, abbiamo un po' di fame, magari, non so, ci cuciniamo qualcosa, cosa mangiamo? Chopped potatoes. Ok, quant'era? Qua 81 la fame, ok. Vabbè, sviluppate, gente, sviluppate. Bravo. Bravo. Ha delle belle animazioni ogni tanto. Salve lei. Codice. E tu? Bravo, bravo. Ci sono rimasti $10, ragazzi, quindi vedete di svilupparlo bene sto gioco, perché adesso dobbiamo pagare anche le bollette, quindi vediamo se le bollette si pagano giorno per giorno o cosa. Non ho ancora capito bene come passa il tempo, però ok, abbiamo fatto il livello 3, quindi possiamo ricercare altre cose, però intanto andiamo fuori. Water bill non lo possiamo pagare. Andiamo alle recensioni. Dream Games Network ci dà... Quattro. È andato abbastanza peggio questo gioco, però abbiamo bisogno di soldi. Abbiamo bisogno di soldi. Quattro. È un gioco mediocre, assolutamente pessimo. Credo che questo gioco abbia bisogno di molto lavoro, però l'idea è buona, ma anche a livello di come è fatto, insomma, vanno aggiunte indubbiamente tante cose, quindi sarà da tenere d'occhio. Però è un gioco che, onesto, costa 10 euro. Potevano lanciarlo anche, secondo me, qualcosina meno, però
si può fare. Adesso quello che bisogna fare, adesso iniziano le vendite del gioco, vediamo quanti pazzi lo vanno anche a comprare, e dobbiamo andare a comprare un po' di roba per la nostra toolbox per poter sistemare il giardino dietro. Io non so se ci bastano, ma lo farò come ultima cosa. Ma si può uscire anche di lato su strada. Allora, praticamente 14 capacitor, 14 resistor, 15 X, 15 Nile, praticamente 15 di tutto e 7 tape. Ok, vediamo, ma non credo ci bastino i soldi. Il primo è stato ritirato dopo 1700 di guadagno. Ok, capacitor, ne facciamo 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Poi questo, ok, vediamo un po', X Bolt, ma non le abbiamo X Bolt, ah, sono qua, 15. Ok, anche Niles. Ok. Dovremmo aver comprato tutto a sto punto. Ok. Boh, abbiamo speso tutto. Vediamo che cavolo è successo. Adesso qua che si può entrare. Abbiamo riempito tutto, credo. Perfetto. E quindi? La cassetta è pronta. Il tape c'è. Abbiamo speso tutti i guadagni dell'ultimo gioco. Fortunatamente si riesce a sviluppare anche a costo zero. Però sarà da capire che cosa serve dopo andare avanti e completare anche il backyard. Quindi capire un attimo cosa serve, perché ci serve forse un campfire. No, il campfire l'ho comprato, quindi boh, ce lo dà rosso, uno storage rosso, 4 su 10, devo comprarne 4 su 20, boh, vediamo, ma mi sa che è una cosa che comunque si sbloccherà più avanti questa, scusi, questo. No, l'ho comprato. Storage 4 su 20. Beh. Camping 50. No, ma il campfire l'ho comprato. Questo qua non so cosa sarà. Ah, sarà del terriccio. Dei fiammiferi. Questo. No, fondi insufficienti. Vabbè, ho comprato dei fiammiferi, si sarà acceso il fuoco. No, no, vabbè, niente, lo capiremo. Ah, dobbiamo comprare i quattro cuscini per l'esterno, dopodiché avremo modo di capire che cosa serve. Magari ci facciamo una rimpatriata, una riunione, si possono sbloccare nuove opzioni del gioco. Ecco, io non posso onestamente giudicare questo titolo ora, perché non so ancora fino a che punto arrivi con la profondità, essendo un early access. Un early access che però, se calcolate le recensioni, che sono meno di un centinaio su Steam, rimangono comunque molto positive. Al momento è giocabile, non è stato inserito tutto, ora si può iniziare appunto la carriera nelle due modalità. Gestire la vita in pratica a livello di, diciamo, mangiare, bere, quelle lì, vendere i giochi, migliorare le varie cose, ricercare, mi pare siano 32 modalità nuove, e non pare si possa modificare anche il gruppo dello sviluppo indie. E non sono ancora disponibili tutti quelli che sono gli sviluppi in quei posti non indie, diciamo, quindi AAA. Diventare capi, infatti adesso ci si divide tutto il lavoro, diventare compagnia ufficiale, e insomma il gioco sicuramente è interessante. Da quello che so, gli sviluppatori non ne cambieranno il prezzo, quindi rimarrà sempre 10 euro, quindi è un investimento.
Intanto sta diventando giorno. Intanto voi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto anche cosa ne pensate di questa settimana dedicata a giochi di questo tipo. Con questo vi saluto, alla prossima ragazzi e ciao ciao!